Presentato presso la sala giunta del comune di Pescara, Operazione Europei 2023, con la presenza del padrone di casa, il sindaco Carlo Masci, l'assessore allo sport Patrizia Martelli, il presidente della Federazione Ginnastica Italiana Nazionale Gerardo Tecchi e la preside del Liceo Maior, la dottoressa Federica Chiavaroli. È partita dunque la preparazione della squadra di ginnastica ritmica juniores femminile nazionale in vista degli Europei 2023. Le ragazze provenienti da tutta Italia si alleneranno per un anno al Pala Giovanni Paolo II e studieranno al Liceo Maior in modo da unire sport e formazione scolastica con il patrocinio delle istituzioni. I commenti dei protagonisti. Io dico sempre che Pescara è la città dello sport, poi si trova in una posizione talmente ideale che noi possiamo ospitare tutte le competizioni e in questo caso abbiamo la Nazionale Juniores di ginnastica ritmica che viene a Pescara per un anno ad allenarsi nel nostro impianto eccezionale del Papa Giovanni Paolo II. Queste ragazze che vengono da tutta Italia studieranno a Pescara, vivranno a Pescara, frequenteranno la nostra città. Le loro famiglie verranno a Pescara, ma soprattutto sono ragazze che vedremo alle Olimpiadi, vedremo nei campionati mondiali, perché la ginnastica ritmica in Italia ha una tradizione eccezionale e ottiene risultati di livello mondiale. Queste ragazze sono le ragazze juniores della nazionale, selezionate con una selezione di 250 persone in tutta Italia, hanno scelto le migliori e le migliori sono qui a Pescara. A noi fa molto piacere perché Pescara si mette sempre in evidenza e soprattutto è una città ospitale, accogliente, bella e la Federazione Nazionale della Ginnastica Ritmica ha scelto la nostra città per portare qui le atlete migliori e juniores. Per noi questo è un momento molto importante perché ci ritroviamo qui a Pescara. Pescara per noi è stato sempre un punto di riferimento per la ginnastica ritmica. Qui abbiamo una delle società più importanti d'Italia che ha sempre dato alla nazionale elementi di valore. Quindi avere qui la nazionale juniores allenata dalla Germana Germanica, l'allenatrice qui di Pescara, è un valore aggiunto e secondo me faranno molto bene. Abbiamo trovato un ambiente particolarmente adatto e il sindaco ci è stato molto vicino, come tutti i personaggi di Pescara che abbiamo incontrato per l'organizzazione. Speriamo che tutto riesca bene e che ci porti veramente soddisfazione. Sì, per noi è un onore ospitare queste ragazze che sono atlete di livello nazionale e per loro adempiere a quello che il progetto Atleta prevede, cioè una scuola che sia flessibile e che consenta loro di impegnarsi al massimo nello sport, ma anche al massimo nella scuola.